Guerriglia urbana, ragazzi, sia. Quinto capitolo. Iniziamo così. Non si arrendono. Ok. Può aver funzionato? Forse. Oh. Scappa. Merda. Che culo. Bene, relax. Scenario da Call of Duty questo. Palesemente Call of Duty barra The Last of Us. Vabbè, è la Naughty Dog, sti cazzi. Ok. Il vecchio mercato deve essere di qua. Trovatelo! Oh merda. Dai, dai, dai! Oh, è qui da qualche parte. Tenete gli occhi aperti. Ma non ci sono allineati i sottotitoli, vabbè. Sparate le bombe! Un pullman che li fa fuori tutti. Godo. Finiamoli! Dove vado? È per forza di qua. Ma perché sui civili? Posso usare lo stealth? Ma non mi vedrei mai. Forse mi hanno già visto, ma vabbè. Stanatelo! Maledizione! E vaffanculo. E ciao. Ragazzi, meglio di così come potevo farlo? Penso non potevo farlo meglio di così. Ok, intanto fammi ricaricare i pistoloni e andiamo avanti. Oh, però è buono, eh. Dovrò trovare un'altra strada. Hai le tre precisione? Ok, ha senso. L'altra strada potrebbe essere questa, no? Bene. Potrebbe essere quella di arrampicarsi sopra l'apparecchio? No. Forse potrebbe essere questa. Esatto. Che genio che sono. Ok, per ora lo trovo meno colorato rispetto a che questa situazione qui non è che abbia bisogno di tanti colori, però è leggermente meno colorato, meno vivo di quello rispetto al capitolo precedente, ma a livello di storia, di personaggi, di coinvolgimento e tutto quanto non c'è proprio paragone. Dentro? Dentro. Non è che crolla la casa, vero? No. Da dove vado? Di qua. Vai. Aia. Ma posso scendere? Certo che posso scendere. Ben parcheggio. È vero. Oh cazzo. Aia. Crea sicuramente qualcuno. Vai, omino da Playmobil. Vaffanculo. Così si fa.
Telefono internet, mi sa che vi di internet ce n'è veramente poco. Setacciate le strade. Posso scendere? Certo. Bel bastardo. È qui. Uccisione stealth? Uccisione stealth, sì. Si vede. Colpi importantissimi. Munizionis. Ma è silenziato questo? No, perché c'è la canna lunga, potrebbe essere, eh? Trovatemi adesso. Mi troveranno sicuro. Sono un coglione. Pensavo sparasse meglio. Sto a crocco qui. Muori, muori. E vaffanculo. Pensavo fosse uno di loro invece del muro, che culo. Morti? No, ovviamente. Questo bastardo con la maschera per le saldature. Merda. L'importante è che non vengano qua sopra, cosa che hanno appena fatto. Buongiorno fortunato. Prima di dire non è il tuo giorno fortunato. Oh, però funziona, eh. Chi c'è rimasto? L'omino con la maschera. No, c'è anche lui. Godo. È salito? È salito. Via dai coglioni. Aia. Poteva durare di meno, ma vabbè. Vorrei tanto sapere quello da dove spara. Bene. Le munizioni, io. Oh. Eccolo, dov'è che spara. Ehi, ciao. Finiti? Finiti, andiamo io. Dai. No! E poi munizioni mica siamo messi male. Combatti! Così? No. Ok. Piace, è stata Chloe. Pare che io debba con lanciarazzi, che culo. Fenomeno. Beh, si vede che il mio culo se lo merita. Oh, è un antico pugnale rituale tibetano quello che hai in tasca? Forse sono solo... Non proprio in tasca. Piano. E così
È questa la chiave di tutto? Sì, esatto. Il passaporto di Marco Polo per Shambhala. E come lo usiamo? Ah, io non ne ho idea, veramente. Ma so che la Zarevich non andrà molto lontano senza. Io non lo sottovaluterei. Lui e Flynn hanno devastato questa città e avranno già distrutto dozzine di templi. Cosa facciamo adesso? Nate? Oh, odio quando fai così. Guarda un po' qui. Vedi il simbolo? Sì. E guarda lassù. Ok, vedo la somiglianza, ma cosa vuol dire? Vuol dire che sappiamo come Marco Polo trovò l'indizio successivo. Il tempio che cerchiamo dovrà riportare questo emblema. Oh, onesto. Resta da fare è trovare. È tipo cercarlo e metterci una cosa come 14 ore e mezzo. Ci sono perlomeno centinaia di templi del genere in città. Sì, ma se noi potessimo guardare la città dall'alto, potremmo scovare il lago nel pagliaio. Esatto. C'è un hotel non lontano da qui. Chloe, non mi sembra il momento. Chloe. È probabilmente l'edificio più alto della città. Ah, certo. Ok, è una bella idea. Seguimi. Ok. Beh, volevo lanciarazzi. Poi c'è una onestissima, come si chiama, granata. Lo scudo non era male, ma non mi serve in questo momento. Niente da fare, è bloccata. Se ci pensa Nathan invece? Vedo se riesco a trovare un passaggio. No. Ah. Qui no. Forse ho capito. Quello è il passaggio. Esattamente. L'ho visto subito. Però di qua dove si va? Forse qui? No. Preso. Ehi, da qua su riesco a vedere l'hotel. Sì, buon per te. Ok, bravo. Benissimo. Cammina sulla trave e va a aprire la porta. Forse. Vabbè ragazzi, ripeto, e lo ripeterò all'infinito, imparagonabile col capitolo precedente con Drake's Fortune. È veramente imparagonabile. Cioè, come direbbero gli inglesi, age is better. Cambia spalla. Vabbè, uno l'ha fatto fuori. Nate, apri la porta. Dammi un minuto. Fammeli uccidere prima. Ops, l'hai lasciata lì, Aspetta. Vai. Sparato sul lucchetto. Vieni fuori. Da bastardo. Così. Godo. Meno, lui è stato fatto fuori. Morto? No. Adesso sì. Mettilo aperta la porta. Ah, dai, lo stronzo laggiù. Ok. Chloe. Anzi, Chloe. Mm.
Merda, sono nella merda. Guarda che spara. E lascia cadere. Ah no, invece ha funzionato. Va bene. Muori. 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 E che palle. Stai indietro. Vieni qua. Bimba mia. Ti ho salvato. Era ironico. Ma forse neanche troppo. Mi hai salvato. T'ho salvato io che t'ho aperto la porta. Che cazzo vuoi? Si è trovate le bombe da là dentro. Sei... Bello che si occultano l'un l'altro. Fantastico. Preso in testa. Oh, che palle. 251 anni. Vai, basta la scaletta. Ehi, è un peccato sedersi sopra un tale splendore. Eccoci. Ovvero? Non dire che non faccio niente per te. Allora, come sei permalosa. L'avevo già tipo mandata a fanculo io. Anche se mi sa che lei è troppo essenziale per la storia di questo gioco. E di questa storia anche. Intesa come Uncharted 2. E mo? Ah, ok. Carica. Aia. Forza, di qua. Vai. Ok. Quando vuoi. Ho un po' paura delle schede. Che gesto cavalleresco. C'è sempre speranza. Chiedi e ti sarà dato. Chiedi e ti sarà dato. Tempi bui, Sembra che per la resistenza le cose non vadano bene. Ma mi sa che anche a noi non vanno benissimo. Ma per nulla.